Grazie Presidente, molto meno. Allora, oggi sono lieta di presentare qui questa deliberazione che riguarda il recupero e il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti, e questo è importantissimo e lo voglio sottolineare subito, provenienti da cantieri aperti da Roma Capitale, quindi da tutti quelle cantieri che servono appunto a Roma Capitale per le opere pubbliche. È nata, lo voglio dire, da un'idea della dottoressa Laura D'Aprile, direttore della direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti, che ho subito voluto condividere. Mi scusi consigliera se la interrompo, posso avere un po' di silenzio in aula per cortesia anche da parte del pubblico? Grazie, prego consigliera prosegua. Grazie Presidente, che appunto dicevo è nata da un'idea della dottoressa Laura D'Aprile, direttore della direzione rifiuti, risanamento e inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale, che ho subito condiviso ed anzi ha stuzzicato il mio interesse, quindi sono andata a scartabellare in giro per vedere quale tipo di normativa o regolamenti o leggi regionali appunto parlavano di questo argomento. E infatti abbiamo fatto degli approfondimenti che vanno dal testo unico ambientale, il decreto legislativo 152/2006, fino al DPR 120/2017, che è un'importante normativa che ha proprio segnato il tratto per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, e disciplina un regolamento molto preciso e puntuale per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti. È importante quest'ultima parola che ho detto, perché voi dovete sapere che le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di lavori pubblici oggi purtroppo vengono spesso, se non sempre, dichiarate rifiuto e quindi vanno in discarica. I miei colleghi lo sanno che io nelle varie discussioni dei rifiuti ho sempre detto che bisogna che è importante iniziare a parlare di dover ridimensionare il rifiuto, di ridurre il rifiuto, e quindi è importantissimo anche questa delibera sotto questo aspetto, e ho voluto quindi portare un contributo alla riduzione dei rifiuti proprio da parte dei lavori pubblici. Perché si parla soprattutto di riduzione dei rifiuti in questa delibera. Con le linee di indirizzo appunto riportate in quest'atto che oggi votiamo e spero venga approvato anche dalle opposizioni, lo scopo è proprio quello di non portare direttamente in discarica le terre da scavo, ma di avere per esse un nuovo utilizzo, magari in un altro sito, chiaramente tracciato questo utilizzo con il piano di utilizzazione e con la caratterizzazione. Tutte queste parole che io sto dicendo chiaramente sono previste nel DPR che appena ho citato sopra, appunto il 120/2017. Quindi mirare alla riduzione dei rifiuti provenienti dalla movimentazione di terre mediante il loro recupero come presupposto per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Quindi in questa deliberazione non parliamo solo di lavori pubblici, come potete capire, ma proprio voglio parlare proprio di un utilizzo diverso, di vedere le terre di escavazione come una risorsa. In commissione, quando abbiamo presentato in commissione lavori pubblici, capitolina, quando abbiamo presentato questa delibera, chiaramente mi è stato detto che forse è difficile attuare quello che queste linee guida prevedono e quello che ci siamo prefissati di fare con questa deliberazione. Forse è vero. Però io penso anche che questa deliberazione è come un seme che io
che noi getteremo e che deve mettere radici, perché se mai iniziamo a parlare di questi argomenti, che magari talvolta possono sembrare complessi, non arriveremmo mai a cambiare la gestione dei rifiuti o delle terre a Roma Capitale. Io penso che questo seme forse troverà terreno fertile, perché a valle di questa commissione ho parlato apertamente con i geologi presenti, sia del Dipartimento SIMU che del Dipartimento Ambiente, e ho capito nel loro entusiasmo riguardo questa delibera che forse questo seme può essere accudito, ha trovato forse il momento giusto e le persone giuste per essere accudito. Per me è importantissimo che si capisca che queste linee guida siano solo un inizio. Consigliera, mi spiace interromperla per la seconda volta, però chiedo al pubblico presente in sala di abbassare il tono di voce, non si riesce a sentire. Grazie. Purtroppo capisco che è un argomento particolare e quindi può sfuggire che invece ha diversi aspetti, e quindi magari la gente del pubblico scambia due chiacchiere, forse sentire non farebbe male. Quindi so che è una materia delicata, che bisogna essere vigili sulle procedure, che comunque, ripeto, sono tutte previste dalla legge, sono regolamentate, e non dobbiamo avere paura quindi di affrontare determinati temi, perché dobbiamo invece affrontarli, cioè la paura non deve fermarci. Io chiudo per adesso la presentazione, però Presidente devo fare dei ringraziamenti. Ringraziamenti vanno a Sara, Maurizio e Salvatore, perché hanno da subito capito lo spirito posto a fondamento di quest'atto che oggi votiamo ed hanno perseguito fino in fondo, studiando e portando spunti interessanti alla deliberazione. Ma voglio ringraziare anche Marzia, Valentina e Davide, perché hanno supportato i primi lavorando in squadra. Loro sono i componenti dello staff della Commissione Lavori Pubblici, che insieme a me insomma portano avanti i lavori della Commissione e mi supportano in tutto, anche nella predisposizione di questi atti, ma io vorrei anche dire che mi sopportano soprattutto quando insomma lavoriamo insieme. Per adesso è tutto, grazie Presidente.